Allora, questa invece comincia a essere un po' più tecnica la cosa e è, diciamo, la prevenzione di quello che potrebbe succedere che noi non vogliamo che accada. Quindi, quello che noi possiamo mettere in campo prima di andare a fare la nostra gita per evitare di incorrere in qualche problemino. Teniamo sempre presente una cosa, di solito la dico all'inizio, stavolta la dico all'inizio di questa parte di presentazione. Noi in montagna, a maggior ragione d'inverno, non riusciremo mai ad avere rischio zero. Per qualsiasi motivo, c'è tutta una filosofia delle trappole euristiche di non riusciremo mai a portare il rischio che noi andiamo a correre a zero. Dobbiamo sempre ragionare che tutto quello che facciamo è fatto per diminuire questo rischio. Quindi, fatto 100, andarsi a muovere in montagna mentre sta ancora nevicando dopo che è venuto giù 1,5 metri di neve senza sapere bene dove andiamo, eccetera, cercheremo di, con i mezzi che abbiamo, di portare questo rischio al minimo possibile e vedremo che riusciremo ad avvicinarci abbastanza bene ad un 4-5%, sotto il quale per abbassarlo dovremo andare in spiaggia e lì arriveremo allo 0 via. Altro non, di solito non si riesce a fare. Peccato che non vado avanti. Quindi neve, ambiente invernale, qualsiasi cosa noi facciamo, dal canalino, ad esempio, uno dei motivi, specialmente negli anni trascorsi, era chi andava a fare cascate di ghiaccio che mai pensava a quello che aveva sopra la testa. Poi, a forza di venire giù, dopo ho cominciato a capire che anche loro dovevano valutare un attimino il loro campo gioco. Dunque, noi abbiamo tre tempi diversi per fare le nostre valutazioni preventive e durante anche. Quali sono questi tre tempi? Uno a casa, e questo possiamo cominciare a pianificarlo addirittura dall'inizio dell'inverno. Non so, guardando ad esempio se noi abbiamo una zona di frequentazione particolare dove andiamo spesso, cominciare a guardare i bollettini meteorologici di quella zona dall'inizio delle nevicate per farci un'idea di quello che è successo. Quindi, se noi non siamo tutti i giorni, non so, su sopra Fiumalbo, verso Cimone e così via, noi da casa, però, andando a vedere i bollettini, ci possiamo fare un'idea di quello che è la stratificazione del manto nevoso e la sua evoluzione. Quindi da casa abbiamo tutta una serie di strumenti che adesso vedremo che ci permettono di. Seconda valutazione, scusate, invece la faremo sul posto, avvicinandoci, quindi entrando in valle, guardare le creste, guardare se c'è neve, non c'è neve, la temperatura. E quando arriviamo al parcheggio dove lasciamo la macchina e cominciamo a prendere la nostra attrezzatura. Questa è una foto di sci alpinismo, perché chiaramente facendo l'istruttore di sci alpinismo utilizzo prevalentemente quelle foto di questo genere, ma è uguale per qualsiasi tipologia che noi andremo a fare. E quindi dal piazzale noi ci prepariamo per partire anche qua una serie di valutazioni per capire se quello che avevamo previsto a casa si è verificato o no, perché se noi avevamo visto che doveva esserci 1,5 metri di neve, arriviamo lì, ce ne sono 15 centimetri, c'è qualcosa che è cambiato, c'è piovuto sopra, la temperatura, non ci ho guardato bene, insomma, c'è qualcosa che quindi deve cominciare a farci pensare parecchio. Terzo momento di valutazione durante la gita. Anche durante la gita, durante il pendio che noi andiamo ad affrontare, dobbiamo continuare a essere in allerta e vigili per convalidare quell'idea che noi ci eravamo creati a casa sulla carta. Le tre valutazioni sono il tipo di neve,
il pendio e il fattore umano. Questa viene chiamata la regola del 3x3, perché? Perché abbiamo tre momenti di valutazione, per ognuno di questi tre momenti abbiamo tre valutazioni diverse. Un momento è quello a casa, un momento sul luogo e uno sul pendio mentre svolgiamo. A casa cosa possiamo avere a disposizione? Sicuramente abbiamo i bollettini valanghe emessi da tutte le regioni, Meteomort per l'Appennino, Ponce per tutto il Tirolo, quindi per tutto il Bolzanino, eccetera. C'è quella di Bolzano, che poi adesso è Austria, Italia-Austria praticamente, c'è l'ARPAV Veneta, c'è quello della Lombardia, quello del Piemonte e così via. Più o meno sono quelli un po' più validi, quelli un po' più, non dico raffazzonati, insomma, un po' meno precisi. Principalmente quello dell'ARPA Veneto, che era forse stato il primo, però adesso anche quello di Bolzano è molto dettagliato, è migliorato molto anche il metodo per l'Appennino, anche se le rilevazioni sono un po' più rade. Quindi ad ogni modo, bollettini valanghe, poi siti web. Cioè, andiamo a vedere le nostre gite. Dicevo, oggi internet è un ausilio grandissimo. Cioè, ci sono dei siti dove ti dicono il giorno prima quella gita, chi c'è stato, cosa ha trovato e così via. Quindi fate già una situazione a casa freschissima di cosa vi troverete il giorno dopo. Quindi ci sono dei siti web che vi danno tutte le notizie abbastanza recenti, insomma, gita di quelle frequentate. E perché no, ad ogni modo, una telefonatina in loco, se conosciamo qualcuno che ha un albergo, un ristorante, un rifugio nella zona più o meno dove dobbiamo andare, non ci sta male. Sempre perché noi dalla carta ci facciamo un'idea, però un occhio e una sensazione diretta è un'altra cosa. Le guide cartacee e le cartine, vedremo che sono molto importanti le cartine topografiche dettagliate, più dettagliate sono meglio. Dopodiché parliamo del fattore umano, che è forse il fattore forse il più importante, perché noi potremmo essere bravissimi nel programmare tutte queste cose, ma se non calcoliamo bene, perché se a caso siamo un gruppo di amici che andiamo sempre via insieme, questo fattore ci potremmo trovare delle grosse sorprese. Fattore umano cosa vuol dire? Il gruppo è fiatato o no? Siamo tutti allenati nella stessa stregua? Chi partecipa a quella gita è in grado di fare quello sforzo, di fare quelle tante ore con le ciaspole a piedi o con i ramponi? È in grado di arrivare a quella quota, sa usare l'attrezzatura, è un gruppo affiatato o c'è qualcuno dentro che come carattere è destabilizzante. Non so se vi ricordate, 2 anni fa mi sembra, quei 7 che sono morti, 6 o 5, 6 adesso non ricordo quanti, gli altri che sono sopravvissuti a 500 metri dal rifugio o a 3500 metri di quota. La guida che è morta, eccetera. Sembra che lì ci sia stato qualche cosa che nei giorni precedenti ha montato all'interno del gruppo fino a far, tra virgolette, datemi la parola, sclerare, diciamo, la guida, che molto probabilmente ha rotto il suo equilibrio e ha rotto quindi il suo equilibrio di valutazione. E ha cominciato a commettere una serie di errori uno dietro l'altro che hanno portato alla tragedia che c'è stata. Insomma. Quindi il fattore umano va sempre calcolato. Un'altra cosa, perché ad esempio nei corsi di qualsiasi tipo la difficoltà che viene affrontata è sempre molto inferiore a quella che molto probabilmente o tutti o l'80% dei partecipanti potrebbero passare brillantemente, andare su delle cose superiori, perché ai corsi non sappiamo, specialmente le prime uscite,
con chi abbiamo a che fare, quindi noi istruttori andiamo a prendere quelle gite, intanto che non fanno sì che chi arriva non si spolti subito il primo giorno, che permetta ai partecipanti di capire, di avere dei momenti in cui si spiegano le cose e così via, ma anche di valutare se chi sta partecipando è poi in grado di continuare nel corso, che aumenterà le difficoltà, le ore, quello che è, insomma. Sul luogo, quando arriviamo sul luogo, dicevo prima, durante il viaggio, cominciamo a vedere anche in valle se doveva esserci la neve, non c'è, o al contrario, se non doveva esserci neve, la troviamo. Dove ha tirato il vento, se riusciamo a vedere le prime crespe, se l'ha fatto o non l'ha fatto, se è nei torrenti, sta scorrendo l'acqua o tutto gelato. Piccoli indizi che poi, veramente con l'esperienza, riusciamo a cominciare a vedere nell'avvicinamento. E quando arriviamo nel piazzale, anche lì vedere, valutare tipo di neve che troviamo, quanta, le temperature, dove ha tirato il vento, se riusciamo a vederlo, e così via. La pendenza, se è un posto dove non siamo mai andati, se la pendenza che avevamo calcolato sulla carta a casa corrisponde a quella che ci troviamo di fronte, se su quelle pendenze ha già scaricato o non ha scaricato, cioè tutta una serie di valutazioni che ci permettono di crearci un'idea abbastanza definita di quello che stiamo andando ad affrontare. E poi anche qui il fattore umano, siamo un bel gruppo affiatato, più o meno tutto allenato allo stesso livello, peccato che su 5, 2 la sera prima sono andati alla festa, sono tornati a casa a 1:30 di notte, siamo partiti alle 4:30 di mattina ed erano già ciuchi, ed erano ancora ciuchi quando si è parlati alle 4:30. Quindi abbiamo due persone all'interno del gruppo che non hanno più le caratteristiche che hanno normalmente. E questo è un fattore da tenere presente. E non ho detto una stupidata, perché mi è capitato un paio di volte ai corsi che si sono verificate questioni di questo genere e ci siamo trovati anche delle sorprese. Quindi sempre valutare, oppure anche uno normalissimo ha fatto tutto quello che doveva, ma ha dei problemi come Marco questa sera, e quindi molto probabilmente potrebbe rappresentare un freno a tutta la gita e quindi farmi perdere tempo, quindi sballare i miei orari, quindi non essere giù per mezzogiorno, l'una, quando ancora le temperature non sono elevate, quando ancora ho della luce davanti, ma semmai arrivare, se tutto va bene, alla sera con la pila, che non è mai simpatico. Mentre procediamo, anche qui continuiamo a guardare che tipo di neve ci troviamo davanti, il tempo, se il meteo che ci avevano prescritto effettivamente è così, perché ci avevano detto che doveva esserci sole, poco vento, ci troviamo in mezzo a una bufera di neve, vuol dire che hanno scavolato completamente tutto, e se la gita non è più che tranquilla, in quel caso ad esempio è meglio tornare indietro, perché tenete presente che quando siamo sul luogo, ma anche già dal parcheggio, se le condizioni sono molto diverse da quelle che abbiamo trovato e le condizioni che andiamo a valutare in quel momento possono portare per la gita che dobbiamo andare a fare dei pericoli, o cambiamo e andiamo a fare qualcosa di più facile e semplice, o altrimenti cambiamo completamente la cosa, ci andiamo a fare una mangiata nel rifugio più vicino. Perché piuttosto che rischiare la pelle, piuttosto che rischiare qualsiasi cosa, è meglio posticipare e andare a fare la gita in un secondo tempo. E lo stesso sul pendio. Non è detto che io debba parto e quindi devo arrivare, no? Man mano che procedo, bisogna che controlli se quello che mi ero creato nella mia mente corrisponde o no. Se quello che sto trovando sul terreno mi porta all'aumento di pericolo, quindi eventualmente posso anche decidere di dire sospendo quella gita e me ne torno a casa, me ne torno indietro, perché non sono le condizioni che devo trovare. Pendenza, chiaramente se mi trovo delle pendenze che non ero riuscito a rilevare a caso sulla carta, e quindi invece che rimanere ad esempio su delle pendenze al massimo
27-30 gradi, comincio a trovarmi dai 35-38 gradi, che sono molto più pericolosi. E anche qua fattore umano. Qualche uno che si è caricato troppo, non ce la fa, ha dei problemi. Qualche uno che non conoscevamo, che sta rallentando notevolmente il tutto, insomma. Anche qui, oppure qualche uno che per dire vuole saperla più lunga, vuole decidere lui dove passare, cosa fare, quando invece abbiamo già le idee chiare noi perché ce l'avamo preparati bene, insomma. Quindi il fattore umano è sempre qualche cosa che incide parecchio se non lo controlliamo. Che cosa riusciamo a fare? Allora, a casa, se noi facciamo bene il compito, noi tendenzialmente riusciamo ad abbattere il famoso nostro 100% di pericolo di un buon 75%. Quindi se abbiamo fatto bene i compiti con le carte, con la valutazione e così via, ci rimane a questo punto solamente un 25% di probabilità di che capiti qualche cosa. Se poi continuiamo a fare bene i compiti, prevalentemente l'osservazione, appena arriviamo sul luogo, anche qui più o meno, chiaramente non prendetelo in senso assoluto, ma sono delle medie, riusciamo ad attenuare quel 25% che rimaneva di un buon 20%, e quindi siamo già al 95%, rimane sempre il 5% in ogni modo, e la scelta della traccia e così via, qui secondo me eccede un pochettino, diciamo che portiamo via un altro 4%. Torno a ripetere, prendeteli così questi numeri per dire che la parte più grossa di instaurazione di una certa sicurezza la possiamo fare a casa. Sul posto, quando arriviamo, gli diamo un'altra limatina, e mentre siamo durante la gita sul nostro pendio, con l'osservazione che abbiamo, tiriamo via ancora qualche punto percentuale. Secondo questa logica dovremmo arrivare all'1% di pericolo, io dico che è, diciamo, il 3-4%, ecco, tanto per stare un po' più abbottonati, ma se abbiamo fatto bene tutto, insomma, diciamo che il nostro pericolo si è abbassato veramente a qualcosa di molto, molto poco. Quindi, tanto per cambiare argomento, prendiamo il surf. Scherzavo, vi faccio vedere alcune cose. Bollettino valanghe. La cosa principale di un bollettino valanghe, cioè di quella rilevazione che vi avevo fatto vedere tramite lo strato della neve, uno dei risultati è la colorazione della pericolosità. E abbiamo praticamente 5 colori. Grigio, bianco-grigio vuol dire che non c'è nero. L'1 è pericolo bassissimo ed è verde. Praticamente il verde ci dice che possiamo andare tranquillamente in questo caso in ogni posizione. Il giallo comincia a dirci attenzione, perché insomma un minimo di pericolo in più comincia a esserci. Ci sono poi degli altri simboli e delle altre descrizioni che ci possono anche dire attenzione, perché non so, i pendii a sud eccetera sono verdi, attenzione invece che a nord il pericolo è in aumento e può essere un 2 o un 3. Pericolo 3 è un pericolo marcato. Tenete però presente che normalmente noi d'inverno ci muoviamo con pericolo 3, perché l'1 e il 2 sono veramente cose quasi primaverili, dove la neve ormai è super assestata, si è smaltata praticamente a terra, e quello che doveva venire giù è venuto giù, eccetera. Andando a muoverci invece in ambiente invernale, con nevicate recenti, nevicate che verranno, temperature ancora basse, alte, basse, che vanno e vengono, diciamo che è molto facile che noi andiamo a muoverci in un pericolo 3. Questo pericolo 3 non ci dice che dobbiamo rimanere a casa assolutamente, però ci dice attenzione, perché dovete valutare molto bene quello che state facendo. Quindi tutto quello che vi ho fatto vedere prima con la regola del 3x3 in questo caso deve essere portata all'ennesima potenza, deve essere fatto
con le migliori caratteristiche, nel miglior modo possibile, proprio perché qui cominciamo a essere in zone che possono rappresentare dei pericoli. Più, ad esempio, col pericolo 3, ricorrente da sempre, è quello di identificare le zone assolutamente impercorribili perché sotto abbiamo dei lastroni da vento, quindi tutte le zone sotto le creste e così via, che fanno sì, ad esempio, che io modifichi il mio itinerario, non è che io non possa andarci, però eventualmente se sono in pericolo 3, vedo che il vento ha tirato da quella parte, che quindi quasi sicuramente ci sono dei lastroni, io eventualmente vado su da un'altra parte, cerco una cresta, la allungo un po', mezz'oretta in più, un'oretta in più, però almeno sono molto più tranquillo. Con pericolo 4-5 non ci si muove da casa. Pericolo 4 cominciano, diciamo, ancora le strade, quelle cose qua non sono intaccate, però sicuramente io non mi muovo dagli ambiti protetti che sono i paesi, le case, eccetera, eccetera. Pericolo 5 cominciano a evacuare i paesi. Quindi pericolo 5 vuol dire che ormai siamo oltre ogni limite. La cosa è talmente eccezionale che cominciano a essere a rischio le strade, non tutte, ma insomma certe strade o in certi posti, certe installazioni, per dire, piste di sci con gli impianti, certi rifugi, ma addirittura anche certe borgate o certi paesi. Ma già dico col 4, attenzione che ci siamo arrivati, quest'inverno già sulle Alpi, tra il 4 e il 5, qualcuno ha parlato di 5, forse non era ancora proprio 5, ma c'eravamo chiari. Quindi già, tornando a noi, la colorazione che noi vediamo sulle cartine che vengono prodotte ci dà un'idea di quello che potremmo andare a trovare sul territorio. Queste valutazioni le possiamo anche avere telefonicamente, per dire, avevamo scaricato una cartina e poi ci troviamo delle condizioni quando siamo in loco differenti. Non è detto che io dal parcheggio, prima di muovermi, dia una telefonata al centro Valanghe d'Arabba, c'è un numero verde, e questo mi legge il bollettino, cioè il conduttore automatico, e mi rilegge il bollettino, anche perché i bollettini hanno una cadenza, 2 o 3 giorni, ma in casi eccezionali, ovvero nel momento in cui le condizioni previste, perché ci sono anche le previsioni a 3 giorni per la nivologia, ma se dopo un giorno e mezzo le condizioni sono talmente cambiate che stravolgono completamente o quasi il bollettino del terzo giorno, mi viene fuori un bollettino intermedio. Quindi c'è il caso che se io arrivo sul posto e non trovo quello che mi ero prefissato, do un giro di telefono e questi mi dicono tutte altre cose e mi devo drizzare parecchio l'antenna. Internet, sempre, perché tanto lì tramite internet andiamo a leggere tutti i bollettini di tutte le Alpi e meteo per quanto riguarda la Pennina. E a questo punto, come avevo fatto prima, se cambiano le condizioni, riprogrammo il tutto secondo il bollettino che mi stanno dicendo. Chiaro che qua più ho esperienza, più ho capacità di programmazione, capacità di, altrimenti se non ho tantissima esperienza, comincio ad avere qualche dubbio, torno a ripetere, prendo e vengo via e vado a farmi qualche altro, se no vado giù a farmi una sauna e così via. Questo è un bollettino completo, dove quello di Arabba, dove mi dice dove siamo e che tipo di pericolo. Doloviti e Prealpi, perché normalmente sono 2 zone abbastanza differenti. Mi dice qualche cosa qui sotto, l'innevamento continua a essere scarso, eccetera, eccetera, mi dà ad esempio già qua delle quote dove ci sono delle variazioni e così via, mi dà una panoramica veloce del tipo di pericolo, che era quello che avevamo visto prima, mi dà alcune valutazioni grafiche, ovvero il nero dice luoghi pericolosi, quali sono? Quelli neri, e quindi ho tutti i versanti a nord. Per esempio il versante a sud è molto meno pericoloso. Tutte le zone al di sopra dei 2200 metri. E che cos'ho in queste zone nera e grigia? Ho pericoli di valanghe, lastroni superficiali in questo caso, perché vedete che mi dà una rottura
superficiale, ma in certe condizioni anche di fondo. Questo sulle Dolomiti. Stessa cosa sulle Prealpi. Vedete che anche qua, 2002, stessa figura per le valanghe, eccetera. Poi mi fa le previsioni, quindi mi dice, attenzione perché nei prossimi giorni è prevista, ma non è detto che accada, una cosa di questo genere, mi fa una descrizione giorno per giorno, qui ce ne sono quattro addirittura di giorni, perché ormai la situazione è talmente assestata che fa sì che io mi possa anche sbilanciare un pochino di più. Quando la situazione come in questi momenti non è così assestata, semmai i giorni diventano tre. Indicazione generale di sicurezza è quello che noi dobbiamo sempre tenere presente. Adesso vi faccio vedere ad esempio qual è la differenza tra il pericolo 2, che è praticamente minimo, e il pericolo 3. Questo è un versante e colorato di giallo sono le zone pericolose con pericolo 2. Vi ricordate che il 2 era in giallo, ok? Se vedete, praticamente siamo sotto le creste, in questo caso, su pendii molto ripidi, abbastanza, dentro alcuni canali, sotto questa cresta qua, da questo versante, quindi vuol dire che se, ad esempio, questa siamo la Marmolada, se di là siamo a nord-ovest, tutta la parte nord-est, sud-est, scusate, e sud-sud-ovest. Ma se invece il pericolo di 2 e quindi ho delle zone, ad esempio, dove io posso transitare tranquillamente, tutta quella zona qua non è in pericolo, posso transitare in tutte quelle zone qua, dentro quei canali qui, abbastanza tranquillamente. Attenzione che devo sempre valutare sul posto e mentre mi sto muovendo. Però anche ad esempio questo pendio che è abbastanza ripido, me lo dà un pendio direttamente a posto. Con pericolo 3, diventava rosso amaranto, la cosa cambia parecchio. Cominciate a vedere che per il ripido intanto è meglio non affrontare l'altra parte, non sapevo che ho fatto quel giro di qua. Qui per distacchi di valanghe di un certo, che possono essere lastroni, possono essere polverose, quello che volete, ma di modo tutta quella zona qua, che prima era libera, è tutta interessata. Guardate quel pianoro qua, come mai? Perché molto probabilmente qui abbiamo questo scivolo che ha accumulato talmente tanta neve, quindi talmente tanta energia in gioco, che se per caso cade qualcosa può interessare la zona più o meno fino in questa posizione. E quindi in questo caso, da qui a qui, le zone dove posso essere relativamente tranquillo sono notevolmente inferiori e devo valutare molto bene dove passare, perché se la mia gita passava di qua e io continuo a passare di qua, vado in pericolo. Io dovrò valutare di passare, ad esempio, in quella zona qua, stare sotto la cresta dall'altra parte, fare tutte queste zone qua, eccetera. Cercare di evitare quei canali qua, cercare di andare su per zone che forse sono leggermente più protette. Però devo stare molto più all'occhio. Oltre a questo, se andassimo a 4, praticamente forse mi rimarrebbe un bollino qua in mezzo libero, sì e no, tutto il resto diventerebbe rosso nero, insomma. La pausa la facciamo dopo. Quindi, ricapitolando, cosa dobbiamo guardare? Ad esempio, l'ultima nevicata che ha fatto, come ha nevicato, che tipo di neve era, con che temperatura. E quando siamo sul posto, quello che troviamo è neve fresca o no? In questo caso sta ancora nevicando, quindi neve recente per forza. Vedete che è ancora attaccata sugli alberi, quindi molto probabilmente non c'è vento. È una neve forse leggermente umida perché si attacca bene ai rami, come vedete qua anche sul ramo di sinistra. Quindi insomma, è neve abbastanza consistente, però si comincia a accumulare. Non ce n'è molta se guardate il terreno in questo caso, ma guardate anche sui rami, cioè abbiamo fatto 5 cm. Quindi se io sono in un ambiente dove non ho dei pendii di 1500 metri sopra la testa, con poca neve così, diciamo che insomma ancora il rischio è relativamente basso.
come dicevo prima, neve coerente, perché vedete che rimane attaccata abbastanza bene ai rami degli alberi. Altra osservazione invece, qua si vede benissimo, ho un problema di vento. Qui, cioè, se nevicasse, o perlomeno anche senza nevicare, con un vento di questo genere, la neve che è a terra viene lavorata anche parecchio. Quindi aspirato come? Sta ancora aspirando? Da quale direzione? Qua ho le bandierine, non ho molta difficoltà, da sinistra verso destra. Quindi, se sono da questa parte, gli accumuli di neve saranno tutti su questi versanti, mentre invece i versanti leggermente meno pericolosi saranno questi, alla nostra sinistra. L'altra cosa da valutare è la temperatura, perché il cosiddetto gradiente termico, cioè gli sbalzi di temperatura sono stati pochi, con delle temperature molto 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 basse, che fanno sì che la neve si trasformi molto lentamente, oppure durante il giorno, ad esempio, cominciamo a essere un po' avanti nella stagione, ad avere delle temperature, un po' come sta accadendo un attimino adesso, sopra zero, che fanno sì che il manto nevoso si trasformi molto più velocemente. Se c'è qualche pendio anche con probabilità di neve di fondo, si stacchi da solo, perché la neve diventa più pesante, eccetera eccetera, e questa è una delle riflessioni da fare. Se quando arrivo è caldo o freddo, se il meteo mi diceva di esserci freddissimo, arrivo su, ci sono più 3, c'è qualcosa che non quadra. Altra osservazione, la vedete da qua, cioè questa è neve fresca, abbastanza incoerente, un bel pacchettino di 30-35 cm, sotto c'è un strato di neve abbastanza coeso, perché vedete che la traccia non è troppo sprofondata, e quindi vuol dire che ho un pacco sopra di neve incoerente. Qua comincio a drizzare un attimo le antenne, se avete lì al di sopra dei miei 15-27 gradi. Ma se ho dei pendii di questo genere anche di fianco a me, cioè io li evito perché non ci vado sopra, ma se sono molto vicino devo stare un attimo all'occhio. In questo caso invece, vabbè, sta nevicando ancora, il caso di prima, non sta nevicando tanto, il parterre non è venuto ancora tantissima, abbastanza compatta, non ci sarà molto freddo forse, quindi posso procedere. Questo è un altro caso, qui cominciamo ad avere, innanzitutto comincio a vedere da dove è spirato il vento, vedete quella cresta qua? Quindi sicuramente ho del vento che dalla valle di là e non da questa parte, ma in questa valle ad esempio il vento che molto probabilmente venendo giù ha spirato in questo verso, erodendo da questa parte andando a depositare là, vedete anche questa, il deposito me l'ha fatto qua. Quindi andate da rodere, qui c'è proprio netta la traccia. È ancora neve, discretamente incoerente, perché la traccia che lascio è ancora profonda, ancora leggermente, però anche dal luccichio che mi dà, da questo riverbero, comincio a pensare che un po' di gradiente termico superficiale, oltre al vento, faccia sentire una certa trasformazione. Questa addirittura, se vedete come luccica, vuol dire che ha fatto molto freddo e quindi c'è stata un'evaporazione della neve con conseguente rigelo in superficie e formazione di brina. E in questo caso non è un grosso pericolo, perché vedete che lo strato sottostante è abbastanza solido. Devo stare solo molto attento all'eventuale attraversamento di lastroni sotto i pendii. Però qua mi dice che ad esempio i pendii, cioè la neve, il manto nevoso è trasformato abbastanza. Riepilogando, questa è una tabellina semplicissima della regola del 3x3, ovvero a casa, sul luogo quando arrivo, sul pendio. Scelta della zona a casa, perché non è che io decida la gita un mese prima e deve essere quella. Io 3-4 giorni prima comincio a decidere se quella gita che volevo fare è giusta o per le condizioni che ci sono è meglio andare a cercare un altro. Quando sono sul luogo
vado a constatare se quello che avevo programmato è vero o no, e quando sono sul pendio vado anche a vedere se la traccia che mi ho prefissato sulla carta è possibile o no. E vado a valutarlo secondo queste condizioni, ovvero condizione della neve, a casa con il bollettino valanghe, del terreno con la carta fotografica, sempre a casa, e le guide, quelle gite, o internet, e il fattore umano, chi ha detto che viene, chi ha detto che sta a casa, come siamo, quanti siamo, ma viene quello là che non è un granché, viene quell'altro che invece è super preparato, deve sempre andare avanti, cose così. Quando siamo sul posto, osservazione di tutto quello che riusciamo a vedere, condizione del terreno anche per vedere se il terreno è ancora caldo, sotto gelato, così via, eccetera, eccetera, e sempre fattore umano, stiamo tutti bene, siamo quelli che avevamo detto di essere, eccetera, eccetera. Mentre svolgo la mia gita, non facendo in giro, ancora qua mi preoccupo di vedere se lo strato di neve è quello che mi era stato descritto, che mi aspettavo, o se piantando il bastoncino sento che ci sono degli strati duri che non devono esserci, che possono rappresentare uno strato di scorrimento per quanto all'anno. Anche qua osservazione del terreno, se non conoscevo bene la zona, eccetera, rendermi conto se effettivamente quello che avevo visto sulla carta a casa corrisponde a quello che sto vedendo e se tutto il gruppo è coeso e stiamo procedendo per quello che sarà un programmato. Con uno schema di questo genere e, torno a ripetere, eseguendo bene i compiti a casa, avete visto che noi riusciamo ad abbassare notevolmente i rischi a cui andiamo. E questa la chiudo, se riesco sempre, chiaramente. Ora. Bene, torno a ripetere, adesso che vi ho addormentati tutti, infatti c'è anche qualche ronzio in sottofondo, adesso vi ho abbastanza, non uso un termine, se qualcuno di modo ha delle domande, sono qui a disposizione. Io ho la condivisione dello schermo, si è arrestato, va bene. Paolo? Che dire? Non so. E che è stata una bella esposizione, perché si tende sempre a vedere il paesaggio superficiale, ma abbiamo visto che sotto i primi 5 centimetri di neve c'è proprio un mondo che è da scoprire, e piano piano con l'esperienza e anche la consapevolezza si riesce a valutare davvero bene e di conseguenza a ridurre il rischio di rimanere sotto una valanga. Domande? Se non c'è nessuno, vado avanti.